Comincia oggi, 12 maggio, la fase 2 della giustizia italiana e con lei anche quella dei tribunali, ma tutto con molta cautela. Un secondo step che prevede tutte le contromisure rivolte a fronteggiare ogni possibile forma di contagio da Covid-19 e che chiude il periodo di sospensione delle udienze e dei termini attivato nei primi giorni del mese di marzo. Questa fase 2 durerà fino al 31 luglio prossimo. Ne abbiamo parlato con il presidente del Tribunale di Sondrio, dottor Giorgio Barbuto. Abbiamo lavorato diverse settimane, abbiamo redatto, sottoscritto sia con la Procura della Repubblica sia con l'Ordine degli Avvocati diversi protocolli, uno per quanto riguarda il settore penale, per quanto riguarda le materie urgenti, quindi le custodie cautelari, le arresti in flagranza, quindi in buona sostanza detenuti e sottoposti a misure cautelari, un altro protocollo per quanto per tutto il settore penale e poi due autonomi protocolli, uno per l'ufficio di giudice di pace e un protocollo sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati per quanto riguarda tutto il settore civile, procedure concorsuali ed esecuzioni. Un lavoro durato parecchie settimane e terminato ai primi di maggio. Da oggi la sua attuazione, dopo una fase 1 durante la quale nei locali e tra il personale operante nel Tribunale Sondriese non sono stati registrati casi di positività al virus. Affidate ad una ditta appaltatrice specializzata tutte le procedure di sanificazione delle aule. Abbiamo preso delle precauzioni, è stato creato anche un decalogo che ha visto al Tribunale, all'interno del Tribunale, all'esterno del Tribunale, che tutto il personale è venuto a conoscenza. Dal punto di vista proprio pratico, l'accesso al tribunale è regolamentato da prenotazioni, quindi per venire al tribunale bisogna essere, come dire, accolti, essere stati annunciati con qualunque mezzo, telefonico, telematico, quant'altro, però si viene accolti e per questo poi non c'è neanche necessità di aspettare previo appuntamento.